importante, storica, e dal titolo Michael è l'Europa, il gemellaggio internazionale tra Monte Sant'Angelo e Mont Saint-Michel. Questa manifestazione apre la seconda edizione del Festival Michael, che è un festival del patrimonio culturale, naturale, spirituale ed enogastronomico, ed è promosso dalla città di Monte Sant'Angelo, dall'assessorato alla cultura e al turismo e istruzione, dalla regione Puglia, poi vedremo nel dettaglio anche gli ospiti che sono presenti, dall'ente parco nazionale del Gargano, dal santuario di San Michele Arcangelo, dal centro studi micaelici e garganici dell'Università di Bari e con il patrocinio dell'Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, in collaborazione con una serie di associazioni locali, le cito: Amici della Musica, il Duque, il Distretto Urbano, il Eco Gargano, Fisa Club, Insieme per l'Italia, la Gobardorno, la Dramaturghia, la Facchinella, Musica e Prologo e l'UGR 27. Quindi oggi si inaugura con questo evento storico la seconda edizione di questo festival, e chiamo subito qui con me l'assessore alla cultura, turismo e istruzione della città di Monte Sant'Angelo, Rosa Palombo. Buonasera a tutti e benvenuti. È con autentico piacere che, a nome della nostra cittadinanza, di tutto il Consiglio Comunale, dell'amministrazione tutta, a cui unisco i miei personali, rivolgo i più affettuosi e sinceri saluti a tutte le autorità convenute, ai graditi ospiti delle comunità vicine, agli ex amministratori e sindaci della nostra città, agli storici locali e a tutti coloro che oggi hanno voluto essere presenti. Ci troviamo oggi, 4 maggio 2019, qui riuniti in questa meravigliosa cornice, che è quella del nostro castello. Proprio nella prima giornata della seconda edizione del Festival Michael, per procedere a quello che è l'atto formale della sottoscrizione del patto di gemellaggio tra Monte Sant'Angelo e Mont Saint-Michel. Un progetto strategico importante, un progetto che, come è stato già detto, ha tutte le carte in regola per diventare un progetto europeo importante. Non è un caso che la seconda edizione del Festival Michael si apra con il gemellaggio, un festival che, vi voglio ricordare velocemente, rientra in un progetto di pianificazione e programmazione della strategia su cultura e turismo UNESCO, basato sulle reti e sugli eventi, quali potenziali strumenti di promozione della destinazione turistica a livello regionale, nazionale, internazionale. Michael è il festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e enogastronomico, un evento che celebra l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano e intende promuovere i due riconoscimenti UNESCO di Monte Sant'Angelo, patrimonio del Gargano e di tutta la Puglia. L'8 maggio a Monte Sant'Angelo si festeggia San Michele Arcangelo, in quanto, secondo la tradizione, fu proprio in questo giorno che l'Arcangelo, intorno al VII secolo, assicurò ai Longobardi la vittoria sui Bizantini nella vicina Siponto. I Longobardi fecero della grotta dell'Arcangelo sul Monte Gargano il loro santuario nazionale e San Michele, il nostro protettore, è il loro protettore. È per questo motivo che abbiamo voluto aprire il festival con l'importante sottoscrizione del gemellaggio. La firma di questo gemellaggio ci riporterà un po' alle nostre origini e riannoderà, se me lo permettete, quel legame che è sempre esistito tra questi due paesi, che hanno nelle loro storie punti in comune nei quali riconoscersi. Perché se è vero, come è vero, che l'abbazia di Mont Saint-Michel è stata costruita su una pietra proveniente dal santuario di Monte Sant'Angelo,
Con la firma di questo documento è come se ritrovassimo oggi, di nuovo, quella pietra, sia pure in modo simbolico, nella nostra sacra grotta, con un ritorno nel luogo da dove era partita nel 708. E quindi è con questo atto che io vi auguro buona serata e anche, voglio dire, diamo seguito con questi saluti appunto a tutto il programma della serata. Grazie. Grazie, assessore Palomba. La serata è divisa in più momenti, adesso ci saranno una serie di saluti istituzionali delle tante istituzioni che sono convenute, e poi ci sarà il discorso dei tre sindaci, poi c'è appunto la sottoscrizione del gemellaggio, poi ci sono due momenti, uno di degustazione e l'altro musicale. Le vedremo poi più tardi nel dettaglio. Arriviamo oggi a questo punto, volevo solo sottolineare questo, che il 28 settembre 2018 una delegazione di Monza Michele è stata a Monte Sant'Angelo ospitata dall'amministrazione, dal sindaco d'Arienzo, dall'assessore Palomba. A novembre 2018 la delegazione di Monte Sant'Angelo si è recata a Monza Michele. Nella delegazione facevano parte anche la Regione Puglia, l'Ente Parco e appunto il Comune di Monte Sant'Angelo, e oggi diciamo è un punto di ripartenza di questo gemellaggio, di questo momento storico. Buonasera a tutti, stasera mi tocca un ruolo diciamo inedito di conduttore di questa serata, ma per salutare innanzitutto i nostri ospiti francesi, io voglio esprimere anche l'orgoglio e l'onore di poter svolgere questo ruolo, oltre all'onore e all'orgoglio di aver partecipato alla missione di novembre di cui parlava Pasquale prima. Se permettete mi siedo, perché così il compito che avrò complesso è quello di cadenzare i tempi, diciamo, perché siamo un po' in ritardo e ci sono tante cose di cui questo festival è ricco. Come è stato detto, il festival è nato l'anno scorso ed è nato da solo, sulle gambe diciamo dell'amministrazione, sull'iniziativa del sindaco, il quale si è subito dato come questa prospettiva. E come diciamo Regione Puglia ormai si è abituata a fare, proprio quando l'iniziativa nasce sul territorio, nasce spontaneamente, e in quelle iniziative ci si crede, perché evidentemente hanno un grande fondamento, quest'anno noi siamo a sostenerla anche dal punto di vista finanziario. Ovviamente voglio sottolineare che il tema del sostegno regionale non è semplicemente un dato finanziario, è un tema di partenariato, cioè di condivisione di un grande progetto, perché questo è oggettivamente un grande progetto e rientra strutturalmente all'interno della strategia politica di Regione Puglia. Mi consentirete due parole su questo. Da un lato ci siamo detti che la Puglia è fruibile 365 giorni all'anno, cioè non soltanto d'estate, non soltanto rispetto al prodotto balneare. E voglio sottolineare che il Festival Mica, nelle sue diverse articolazioni, si svolge a maggio, a ottobre, esattamente in periodo destagionalizzato. E poi abbiamo detto però che per destagionalizzare occorre internazionalizzare, occorre guardare oltre i propri confini e occorre diversificare il prodotto. Quindi va costruito un prodotto, e il prodotto che oggi attrae di più coloro che ci guardano fuori dai confini regionali sono due. Uno è il prodotto enogastronomico, questo è inevitabile che sia, che ha un valore culturale. Voglio ricordare che lo scorso anno il Ministero dei Beni Culturali ha intitolato l'anno al cibo come identità culturale dei territori. L'altro è appunto la straordinarietà e la unicità, la esperienzialità, come si dice, del patrimonio culturale, materiale e immateriale. E di questo noi stiamo parlando questa sera. Voglio citare quel proverbio che noi abbiamo posto alla base del piano strategico regionale della cultura, il PIL cultura in Puglia. Attraverso la cultura si può fare PIL, si può fare sviluppo del territorio. E il proverbio dice così, è un proverbio mediterraneo, che non
nel Mediterraneo siamo, come dire, immersi. Beato quel padre che è in grado di dare ai propri figli radici e ali. Ecco, l'operazione che a Monte Sant'Angelo si sta compiendo è esattamente questa. Partire da radici profondissime, quelle che hanno posto questo territorio, questa città, questo patrimonio culturale, patrimonio identitario, al centro della storia dell'Europa. E mi piace che questo accada, come dire, nel momento nel quale forse troppo poco si discute del futuro dell'Europa, in un momento delicatissimo della sua vicenda. Ecco, questo territorio che è stato al centro non può però vivere semplicemente di memoria del tempo che è stato, ma deve assicurare la conoscenza, la condivisione, la divulgazione di questo patrimonio che si realizza attraverso la costruzione di relazioni, di connessioni. Ecco perché è così rilevante e così importante il gemellaggio del quale questa sera parliamo e di cui poi parleremo nel dettaglio. Le connessioni, le relazioni, la costruzione dei ponti, ancora una volta in un momento nel quale si tende invece ad innalzare muri, ad innalzare barriere. Questo è il senso per il quale la Regione Puglia, con gli enti territoriali pugliesi, ha scelto convintamente di investire sul tema degli itinerari, dei cammini culturali, religiosi, storici, archeologici, perché sono elementi di unità. Innanzitutto di unità di quello che è un asse fondamentale di costruzione delle relazioni nel nostro paese, quello del Mezzogiorno, del sud di questo paese. E quanto più si riesce, e questo è l'altro elemento importantissimo, rilevantissimo dell'appuntamento di questa sera, quanto più si riesce a mettere in relazione questo sistema del sud d'Italia, del sud d'Europa, con il nord dell'Europa, ritrovando gli elementi comuni, quelli per i quali appunto quel vescovo di Avranches, illuminato dall'angelo, venne a recuperare una pietra dal sacro monte del Gargano per realizzare il santuario di Mont Saint-Michel, recuperare queste relazioni storiche, religiose, identitarie, dà il senso della ricostruzione di legami e dà il senso della costruzione di quelle ali che devono proiettare l'Europa nel futuro. E da questo punto di vista consentirete l'orgoglio dei pugliesi, della Puglia, di questo territorio che si è fatta capofila di un percorso di questo genere. Posso annunciare con grandissima soddisfazione che a ottobre, prossimo ottobre, nel mentre qui celebreremo Monte, il Festival dei Cammini, che è nato l'anno scorso e che, come dire, ha conosciuto un successo importante, il primo festival identitario dei cammini in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, a ottobre celebreremo per la prima volta l'Assemblea Europea delle Vie Francigene a Bari, dove le regioni d'Europa approveranno quel tratto mancante finale della via Francigena, quello che correrà senza soluzione di continuità da Roma a Leuca, passando attraverso questo passaggio, questo snodo strategico del Gargano. Ora, come Angelo Attolico, con il quale abbiamo lavorato queste cose, mi insegna, questo tratto garganico in realtà, secondo il percorso della Francigena, è una deviazione, non sta secondo le regole del Consiglio d'Europa sulla continuità ininterrotta del percorso, è una deviazione, ma è una deviazione inevitabile per la storia, per il valore spirituale, per il valore religioso, per il valore storico che tutto questo riveste e che non attribuirebbe senso alla Francigena del Sud se non ne fosse parte integrante, forse mi sentirei di dire baricentro. Ecco, con questo riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa si apre un altro percorso, che è quello che le relazioni che oggi andiamo a sancire confermano, il valore di itinerario culturale d'Europa, degli itinerari micaelici, quelli appunto che dall'Irlanda scendono giù fino appunto a Saint-Michel, quindi in Val di Susa, quindi a Monte Sant'Angelo, qui andando in Grecia e arrivando in Terra Santa. Ecco, questo è l'altro obiettivo che noi ci daremo, a sottolineare che non stiamo celebrando in questo momento un evento estemporaneo, non è semplicemente un festival sindaco, è un pezzo di un percorso, di un cammino per l'appunto, che ci dovrà portare a certificare anche gli itinerari micaelici
e nella prospettiva alla quale stiamo lavorando pensare anche a, come dire, a un ulteriore riconoscimento UNESCO per questo territorio, perché sicuramente la Francigena col suo tratto micaelico è già avviato il percorso di candidatura per il tratto, diciamo, dalla Val d'Aosta fino a Roma, ma abbiamo proprio nelle scorse settimane in una riunione con le altre regioni d'Italia e col Ministero del Turismo abbiamo chiesto che anche il tratto del Sud, una volta certificato, rientri nel percorso di riconoscimento UNESCO, e andremo, sindaco, al terzo sito UNESCO dopo il santuario, dopo la faggeta vetusta lo scorso anno, 2017, e quindi questo percorso francigeno che comunque incastrerà e riporterà al centro dell'Europa Monte Sant'Angelo. Io sono molto contento e molto onorato, perché questo onora la Puglia, conferma che la strategia di promozione della destinazione Puglia passa innanzitutto attraverso la promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e quindi sulla base di questa introduzione che voglio chiudere con un'altra citazione, che è di un grande musicista e che mi piace citare, perché questo festival è fatto di tanti pezzi, è fatto di musica, è fatto di cibo, è fatto di storie, è fatto di accademia, è fatto di relazioni istituzionali, è fatto di politica, perché questa è politica con la P maiuscola. Cito una frase di Mahler, perché vedo le mie spalle la pacchianella che appunto c'era 100 anni, mi pare, Pasquale. 1923, quindi siamo verso i 100 anni. Diceva Mahler che la tradizione non è adorare le ceneri, ma è tenere vivo il fuoco. Ecco, io penso che questo sia il senso anche del lavoro che si sta portando avanti, che è un territorio straordinario come il nostro, dove le tradizioni si mescolano con l'innovazione, con il futuro, e questa è la strada sulla quale siamo incamminati, e che tante soddisfazioni, anche dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista dello sviluppo territoriale, stiamo conoscendo e abbiamo conosciuto e conosceremo. Grazie, e andiamo avanti adesso con i saluti istituzionali, e chiamerei l'assessore piemontese che, come dire, oltre ad essere esponente di questo territorio è anche rappresentante autorevole dell'amministrazione regionale. Grazie, grazie Claudio, buonasera a tutti voi, buonasera sindaco, buonasera cari amici di Mont Saint Michel. Io vi do il più caloroso benvenuto qui in Puglia, a nome mio, a nome del Presidente della Regione Puglia, che tra le altre cose porta il nome di Michele, che ci teneva a salutare voi, a salutare la comunità. E vi do il più caloroso benvenuto qui a Monte Sant'Angelo, lo faccio con molto orgoglio e anche con un pizzico di emozione, perché questa è la città in cui io sono nato e ho vissuto gli anni della mia adolescenza. Oggi siamo in un luogo in cui da oltre 15 secoli, da più di 1400 anni, questo è un luogo di pellegrinaggi, è un luogo in cui si intrecciano le culture, in cui tante donne e uomini provenienti da ogni parte del mondo hanno conosciuto il santuario di San Michele Arcangelo qui a Monte Sant'Angelo. E oggi, celebrando questo importante gemellaggio, noi continuiamo quelle che sono le radici simboliche dell'Europa, perché sia Monte Sant'Angelo che Mont Saint Michel hanno questa importante origine, l'intreccio di culture, la capacità di tenere assieme bellezza, storia, cultura, tradizione, spiritualità. E è estremamente importante tutto questo, perché in un momento, come diceva prima bene il nostro bravo direttore del Dipartimento regionale della cultura e del turismo, in un momento in cui sembrano prevalere le barriere, questo gemellaggio celebra invece il confronto e lo scambio tra popoli.
e quindi il valore simbolico oggi è ancora più grande e più importante. Caro sindaco, caro presidente, è importante celebrarlo qui a Monte Sant'Angelo, e quindi i complimenti al sindaco, i complimenti a voi, alla Regione Puglia che sostiene questo tipo di iniziative, perché noi siamo profondamente convinti che in questo pezzo di Gargano, ma più complessivamente in tutta la Puglia, investire sulla cultura significa dare una prospettiva di futuro a questo territorio. Vedete, Monte Sant'Angelo fa leva sulle proprie origini, sul passato, per costruire una prospettiva di futuro più importante, più larga, una prospettiva di futuro in cui prevale la cultura rispetto alla sopraffazione e alla violenza. E questo si fa in un contesto di armonia, di collaborazione istituzionale, in un contesto di pace. E oggi noi celebriamo proprio questo, l'amicizia fra due comunità, l'intelligenza della politica con la P maiuscola, delle istituzioni, e la voglia di rilanciare un luogo meraviglioso, Monte Sant'Angelo, la Basilica di San Michele Arcangelo, patrimonio dell'umanità. Quindi Monte Sant'Angelo, abbracciando voi, abbraccia l'Europa, si apre ad un contesto molto più largo, e noi di questo siamo particolarmente orgogliosi, e lo sono da cittadino nato qui a Monte Sant'Angelo. Grazie. Chiamerei per un saluto in rappresentanza della provincia di Foggia la consigliera Angela Maria Lombardi. Bonsoir, bienvenue a Monte Sant'Angelo. Buonasera a tutti. Sono qui stasera a portare i saluti del Consiglio Provinciale di Foggia e del suo presidente, che purtroppo per improrogabili impegni non ha potuto presenziare. Un saluto calorosissimo ai sindaci di Mont Saint-Michel, di Avranches, al sindaco di Monte Sant'Angelo, che ringrazio per il cortese e gradito invito. Sono particolarmente felice di stare qui stasera a sottolineare la valenza che questo gemellaggio ha per la nostra comunità. In un momento storico non semplice, questo gemellaggio deve consentire a tutti noi di guardare oltre l'ambito locale. Nello spirito della cittadinanza europea attiva, che tutti noi celebreremo tra meno di un mese con le elezioni, ognuno con la sua propria cifra legittima, più o meno critica, questo gemellaggio si afferma come un ponte che unisce, ed ogni ponte è un confine che si supera, una cultura che si arricchisce, uno sguardo che si eleva verso un orizzonte più limpido. Dobbiamo essere capaci di fare di questa occasione un dono, ma soprattutto un impegno, un dono che ci renda più ricchi e che ci apra verso il mondo, verso cui molto spesso siamo passivi ed attendisti. Un impegno ad essere migliori, a confrontarci sempre di più su un piano internazionale con standard ed idee sempre più sfidanti. Sia dunque questo gemellaggio un momento di partenza, non di arrivo. Rappresenti per la nostra comunità un catalizzatore per un attivismo migliore,
soprattutto sia un elemento tale da escludere coloro che oramai non guardano più verso un futuro migliore, ma sono annebbiati dalla visione di un declino ineluttabile. E per questa ragione che con la certezza che l'Arcangelo Michele ci accompagni in questo cammino, auguro a tutti noi, a tutta la nostra comunità, alla comunità di Avranches, di Mont Saint-Michel, un sereno e proficuo cammino. Grazie. È Claudio Costanzucci. Buonasera a tutti. Un saluto, un ringraziamento al sindaco di Monte Sant'Angelo, un saluto a tutta la comunità, un particolare e caloroso saluto a tutti gli amici di Mont Saint-Michel, di Avranches. Essere qui come rappresentante del parco porto naturalmente i saluti di tutti gli organismi dirigenziali dell'ente parco, l'importanza del parco, perché il parco è in questa in questo percorso, ha comunque un ruolo all'interno di questo gemellaggio, innanzitutto perché l'ha voluto l'amministrazione comunale, ma poi visto che parliamo di San Michele, il legame di San Michele con tutto il Gargano, un legame indissolubile. Io sono sindaco di un comune dove uno dei santi patroni è San Michele e lo andremo a festeggiare giorno 8 anche noi, quindi c'è un legame con tutto il Gargano, e l'ente parco, che è un ente ormai diciamo l'unico con qualche attività un po' più istituzionale su un territorio così ampio, ed è l'unico ente sovracomunale proprio su questo territorio, non poteva non sostenere questo percorso di carattere culturale che ha anche oltre che in un gemellaggio fra i due siti michaelici importanti, è inserito all'interno di, giustamente come diceva il direttore, di un progetto più ampio che vede i percorsi michaelici, ma i percorsi anche della via Francigena, tra l'altro il parco è entrato anche nell'associazione, quindi sta accompagnando da alcuni anni anche questo percorso che vuole strutturare anche delle infrastrutture per consentire comunque anche la mobilità e accompagnando quella mobilità lenta, quella mobilità dolce che poi è tipica e che è quella più rispettosa del territorio. È un momento importante, un momento storico sicuramente questo, perché, e ritengo che per le nostre comunità sia un momento particolarmente importante, perché mentre qualcuno vuole che i nostri territori vengano rabbuiati da momenti difficili, noi dobbiamo illuminarli invece con azioni come queste, con iniziative come queste che faranno del bene alle nostre comunità e potranno creare occasioni di sviluppo per il nostro territorio. Sono territori difficili i nostri, li conosciamo, io faccio il sindaco e quindi so bene che cosa significa lavorare a stretto contatto con cittadini che hanno grosse difficoltà, sono comunità molto difficili, a volte comunità anche ferite per varie vicissitudini e varie vicende. Ma è importante che le istituzioni e i cittadini a fianco alle istituzioni, indipendentemente da quello che si può magari anche pensare politicamente, siano vicini alle istituzioni, perché è importante avere un faro, che è il faro appunto del percorso di sviluppo di un territorio, e passa soltanto dal rimanere uniti come comunità, ed è quello che sta cercando anche di fare nel suo piccolo anche il parco, cerca di tenere unite le varie comunità. E quindi le iniziative che provengano da Monte Sant'Angelo, con la quale sicuramente c'è un rapporto molto stretto fra l'ente parco e questa realtà storica, da questo punto di vista questo rapporto, ma è un tenere uniti un territorio intero, perché come ho già avuto modo di ripetere, lo sviluppo di un territorio, che sia Monte Sant'Angelo, che sia San Giovanni, fa bene a tutto il territorio. Perché i legami ci sono, abbiamo peculiarità diverse fra chi fa turismo sul balneare e chi invece
cerca di destagionalizzare e fare percorsi culturali e turistici di altro genere. Ed è importante diversificare l'offerta, perché ci sono tanti turismi, non si può più parlare di turismo, ma si parla di turismi, e quindi c'è spazio per tutti, e iniziative come questa non possono che, ripeto, andare nella direzione giusta per fare in modo anche che i nostri ragazzi, i nostri giovani possano cominciare a pensare anche di prepararsi al massimo, ma rientrare per investire magari la propria professionalità, le proprie capacità, le proprie competenze nella propria realtà. Si fa esperienza, si vive magari altrove, ma si dà una spinta in più al proprio territorio. Penso che questo sia l'augurio che faccio a questa straordinaria iniziativa dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Monte Sant'Angelo, e un augurio che faccio a tutte le comunità, perché ci possa essere questo scambio che arricchisce tutte e due le comunità, tutte e due le realtà. È stato già detto bene precedentemente, e non possiamo che sostenere come Ente Parco queste iniziative. Lo continueremo a fare, e ci auguriamo che si rafforzi sempre di più l'amicizia con i nostri cugini d'Oltralpe. Grazie. Mi permetto di aggiungere qualche elemento, perché la collaborazione tra la Regione, i Comuni, il Parco Nazionale Gargano è molto spinta da questo punto di vista. Orgogliosamente posso anche condividere con questo pubblico numerosissimo che abbiamo vinto di recente un progetto di cooperazione territoriale europea tra Italia e Grecia. Tutto questo non è mai casuale, visto che la Grecia Simi è uno dei pezzi del percorso micaelico che ci consentirà di realizzare un ostello e di finanziare un ostello a Monte Sant'Angelo, perché poi se i cammini crescono, i camminatori crescono. E vi do un altro dato: l'anno scorso, 2018, gli interventi di messa in sicurezza che abbiamo realizzato hanno prodotto un triplicarsi dei camminatori e dei pellegrini lungo il percorso micaelico da uno garganico. Quindi significa poi realizzare strutture, accoglienza, ovviamente coerente con la natura di turismo lento, di appunto ospitalità lenta, slow, dolce, come si dice, quindi a bassissimo impatto ambientale. Ecco, Monte Sant'Angelo è aggiudicataria di un intervento di valorizzazione per realizzare un ostello, ma ancora meglio, stiamo tentando di lavorare, anche questo già finanziato su questo stesso progetto, a connettere la grande area turistica balneare garganica, a partire da Vieste, che in maniera consolidata la prima località turistica pugliese ormai da molti anni, con la foresta umbra e le faggete, riattivando antichi collegamenti di archeologia industriale ormai, che era appunto una piccola ferrovia che collegava la foresta umbra con la segheria alle porte di Vieste, per trasformarla in occasione turistica per portare quei 2 milioni di turisti che fa Vieste costantemente su una foresta, quindi rimettendo a sistema il mare con l'entroterra. Andiamo avanti da questo punto di vista, e invito il Presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo, Giovanni Vergura, per un saluto, ringrazio peraltro che sta intervenendo per il rispetto. Buonasera a tutti, saluto le autorità civili e religiose qui presenti, ma in particolar modo i nostri ospiti graditi francesi, David Nicolas e Jan Galton, e ovviamente il rettore del santuario di Mont Saint-Michel, padre André. Siamo molto orgogliosi di questa serata, è orgogliosa la città di Monte Sant'Angelo per l'importante valore storico e culturale che questo patto di gemellaggio rappresenta per la città di Monte Sant'Angelo e per Mont Saint-Michel. Non possiamo non ricordare in questa giornata la straordinaria importanza di queste due città, accomunate tra l'altro dalla presenza rispettivamente di ben due patrimoni dell'UNESCO. E questo senz'altro un motivo di orgoglio che unisce ancora di più le comunità di Mont Saint-Michel e di Monte Sant'Angelo. Il patto di gemellaggio unisce i popoli, unisce in questa occasione il popolo francese e quello italiano. Proprio in questi giorni abbiamo assistito alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti della Francia, in cui ha incontrato il Presidente della Repubblica presidenziale Emmanuel Macron.
in occasione dell'anniversario della morte di Leonardo da Vinci. È senz'altro un segno importante che deve ancor di più spingere a fare in modo che i valori fondanti del patto di gemellaggio siano perseguiti dai nostri popoli, i valori della fratellanza, della pace, della vicinanza tra i popoli. Ed è senz'altro per questo motivo che il Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo, che ho il piacere e l'onore di rappresentare, che qui che vi saluta per intero, ha iniziato questo percorso di unirsi con altri popoli già dall'anno scorso, nel momento in cui, lo stesso giorno in cui si è tenuto il Consiglio Comunale che ha votato e deliberato il patto di gemellaggio, nel 2018, il 3 maggio, abbiamo approvato il patto di amicizia con i comuni della terra di Sacra, e quindi in Val di Susa. Ed è senz'altro un percorso che il Comune di Monte Sant'Angelo e quindi il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco continueranno ad intraprendere. Monte Sant'Angelo, come già ricordava il caro Aldo Patruno, deve inevitabilmente continuare su questo percorso di accoglienza ancora più forte nei confronti di quei pellegrini che fin dal VI secolo ci onorano della loro presenza. Ed è senz'altro un percorso che continuerà con l'apporto e l'appoggio fondamentale di diversi enti pubblici quali la Regione Puglia, l'Ente Parco Nazionale, la Provincia di Foggia, ma con il grande lavoro dell'Università degli Studi di Bari e di tutti gli studiosi che in questi anni e da diversi decenni ci consentono di poter avere quei straordinari risultati che oggi riusciamo ad avere. Ed inevitabilmente il supporto della comunità ecclesiastica deve ovviamente essere celebrato sempre di più. A tal proposito mi preme salutare il rettore della Basilica di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo, padre Ladislao. Chiudo questo mio intervento augurando alla comunità di Monte Sant'Angelo, che è qui presente in maniera forte a testimoniare la voglia di esserci in questo momento storico importante per la nostra città, e con l'augurio alle comunità francesi di poter vivere questo momento, di poter celebrare il patto di gemellaggio odierno non come un percorso terminato, ma come un percorso che da oggi dovrà ancora essere più solido di quanto non lo sia già stato in questo nostro periodo in cui viviamo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Nel merito di alcune delle tematiche che innesca un'operazione di questo genere, senza appunto che scandalizzi il fatto che un'operazione culturale importante, storica come questa, generi anche effetti dal punto di vista turistico. Quindi vedere Vincenzo Santoro, che è responsabile ANCI per il turismo, oltre che grande esperto dei temi della tradizione, del folklore, della musica, dello spettacolo connessi alla storia. Grazie e buonasera e grazie per l'invito in questa città meravigliosa in cui vengo sempre volentieri, anche perché ho legami personali molto saldi e antichi, diciamo. Quindi grazie al sindaco. Vorrei portare innanzitutto i saluti dei comuni italiani, dell'ANCI, del presidente De Caro, ai tre sindaci che sono qui, tre città situate all'estremità dell'Europa che si abbracciano attorno a saldissimi legami storici e a un progetto culturale forte che, come è stato detto più volte, ha grandi caratteristiche di innovatività, perché noi stiamo parlando di una cosa che non sta soltanto all'interno di ragionamenti che riguardano appunto la storia, le memorie, ma è parte integrante di politiche moderne di valorizzazione culturale, perché soprattutto per certi territori ormai è chiaro a tutti che il turismo che si può generare dipende dalla capacità di sviluppare delle specificità locali che sono fortemente radicate nella storia dei territori. Quindi questo tema degli itinerari culturali, dei cammini, se
sottilmente sviluppato come pare si stia facendo, è sicuramente una degli assi più importanti che possono essere sviluppati per portare anche risorse economiche, turismo e anche visibilità a certe comunità. In questo caso non ce ne sarebbe bisogno, perché ci troviamo davanti a comuni, città di grandissimo prestigio. Monte Sant'Angelo poi è un comune di particolare bellezza, una delle meraviglie della Puglia e dell'Italia, e il nome del culto dell'Arcangelo. Io l'altro giorno ero in un posto in Valdemina a 1200 metri sperdutissimo, e c'era un affresco bellissimo del 500 con proprio la rappresentazione del culto dell'episodio dell'apparizione dell'Arcangelo col toro. È una cosa che mi ha sorpreso moltissimo, Savelli si chiama, se non ricordo male. Quindi diciamo, è una cosa molto importante. Quindi non la faccio troppo lunga, bisogna lavorare in questo, la presenza della regione è fondamentale ovviamente. Per quanto riguarda l'ANCI, noi siamo a disposizione per, come dire, dare il nostro supporto a tutti i progetti che vorranno essere sviluppati, e soprattutto perché a mettere insieme realtà molto complesse, perché questa questione dei cammini ha una sua complessità nel fatto che ci sono molti comuni sui cammini, è complicatissimo metterli insieme a livello anche a volte sovraregionale e assemblando anche realtà completamente diverse. Quindi per quanto ci riguarda noi, sia per quanto riguarda le proposte che facciamo nei confronti dei ministeri, ma anche per quanto riguarda proprio il discorso dell'aggregazione dei comuni, siamo a disposizione per garantire che questo, che sicuramente è una delle punte di eccellenza a livello nazionale, sicuramente anche internazionale, del cammino micaelico e addirittura extraeuropeo, perché c'è una proiezione, come è stato detto, anche nella Terra Santa, verso Oriente, verso Sud-Est, perché questo progetto possa, diciamo, sviluppare tutte le sue potenzialità. Grazie. Grazie. Adesso tocca al professor Paolo Ponzio, in una duplice veste, un rappresentante autorevole dell'Università di Bari, direttore del Dipartimento Studi Umanistici, e anche a lui, diciamo, coordinatore del piano strategico regionale della cultura, il Cultura in Puglia, che la Giunta peraltro ha approvato il 19 di marzo scorso, quindi è, come dire, fresco. Professor Ponzio. Bene, buonasera a tutti. Signor Sindaco, signori sindaci, stiamo costruendo una storia, diceva una grande filosofa del Novecento, Hannah Arendt, che gli accadimenti storici sono quelli più imprevisti rispetto anche a quello che succede in natura. E noi normalmente pensiamo agli imprevisti nelle questioni, diciamo, che riguardano la natura, la nascita di un figlio per esempio, no? E invece tutta la storia è costellata di imprevisti. E chissà se i nostri sindaci si aspettavano un momento del genere, probabilmente no. E questo ha a che fare con quello che diceva Gustav Mahler della tradizione. La tradizione è una consegna, è una trasmissione, ma è qualcosa di vivo, di eternamente vivo, di presente, di permanente. Ed è questa presenza, questa permanenza e questo sguardo, questa visione al futuro che stiamo consegnando non solo a noi, ma alle generazioni che verranno. E questo è, diciamo, ciò che ci anima da un punto di vista sia del lavoro regionale sia del lavoro decennale che è stato fatto qui come Università di Bari, fondato dal professor Otranto, che tra un po' interverrà, ma anche dagli altri colleghi che sono qui tra noi presenti, il professor Piacente, la professoressa Olisa, la dottoressa Laghezza e anche altri colleghi dell'Università di Bari. E una tradizione che diventa permanente, che diventa presenza, significa anche parlare ai giovani, parlare alle giovani generazioni in maniera semplice, in maniera che possano condividere con noi quanto questa comunità sia un faro per tutto il territorio. Ecco, per concludere, io mi piace, visto che hai fatto due citazioni, faccio anche io due. E un grandissimo scrittore, premio Nobel della letteratura, Bernard Shaw, diceva che il faro
è la costruzione più altruista che esista, perché di fatto non fa altro che illuminare ciò che è attorno. Potrebbe anche essere il nulla, per tutta la notte può illuminare semplicemente un mare oscuro. Ecco, Monte Sant'Angelo, se lo si guarda un po' dalla pianura, ha questa stessa funzione, e da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista spirituale dei secoli, è stato un faro per tutto il territorio pugliese, ma tutto il territorio europeo. Ecco, questo è il grande augurio che faccio a questa comunità, alle comunità di Mont-Saint-Michel e di Avranches e a tutto il territorio pugliese. Grazie.40 anni di studio, io vengo qui da 50 anni, quindi il mio è più un amarcordo, caro Aldo, è un amarcordo, questo è un ricordo di piuttosto, e vengo dal 1969 e sono contento, dal primo momento in cui sono arrivato a Monte Sant'Angelo, quando abbiamo cominciato a reclutare anche studiosi, studenti di Monte Sant'Angelo, che sono diventati anche loro profondi conoscitori di questa nobile terra, sempre io ho detto rimaniamo uniti, restiamo uniti, perché solo rimanendo uniti questo centro che 50 anni fa non aveva la rinomanza di ora, anche se Ferdinand Gregorovius alla fine dell'altro secolo, non del passato, dell'altro ancora, disse che Monte Sant'Angelo era la necropoli del culto micaelico in Occidente. C'era l'intuizione, ma non c'era la dimostrazione che questa era la terra di San Michele, che qui San Michele si era incarnato, aveva creato un'atmosfera di spiritualità, un'atmosfera di raccoglimento che non è comune negli altri santuari, neppure molto vicini a noi. Questa è la forza di questo nostro centro. E grazie alla convergenza di tutti, io vedo qui, e mi fa molto piacere, molti sindaci, da Vergura a Nigri, ho visto Ciliberti, vedo poi il sindaco D'Arienzo, il cui padre ha fatto il sindaco a Monte Sant'Angelo per 6 mesi, ma pochi di Monte Sant'Angelo lo ricordano, il presidente della comunità montana. E ricordo che nel 2000 noi facemmo un patto di gemellaggio, poi finito nelle nebbie della politica regionale,
carissimo direttore, con il presidente Lombardo. Ora, io non ho molta fiducia nella politica, non avevo molta fiducia nella politica, lo sanno tutti e lo dico sempre. Vedo però che la politica si è rinnovata, vedo che i direttori di dipartimento di una volta, i consiglieri provinciali, i funzionari, coloro che sono chiamati, cioè a fare la politica anche culturale, cultura non è solo saper leggere o scrivere o conoscere testi, cultura è anche giocare al calcio, cultura è tutto ciò che riesce a coltivare da cogliere l'uomo. E quindi vedo che la politica si è rinnovata e a me, che avevo fino a qualche tempo fa una scarsa politica, una scarsa fiducia nella politica, oggi questa fiducia si è rinnovata, perché vedo l'amico Aldo Patruno, mi permetto di dire, l'altra sera gli ho detto: dottor Patruno, lei ha parlato benissimo, lei sa molte cose, lei sa coordinare, lei sa pensare, lei sa, ha una strategia, però i politici io mi auguro che gliela facciano fare. Io sono convinto, carissimo assessore piemontese, sono convinto che lo lascerete e lo lascerete lavorare. Un ultimo ricordo, ho rivisto tanti assessori, tanti assessori e tanti sindaci, e ho rivisto persino un assessore di 25 anni fa, una giovane architetta, Carmela Gentile, che si era appena laureata e fece l'assessore con il sindaco Totta, tutte e due presenti oggi. Mi ha fatto molto piacere ricordare le iniziative che con tanti sacrifici noi abbiamo potuto portare avanti per far crescere questo nobile paese. Se oggi siamo qui per celebrare quello che stiamo celebrando è perché ci sono stati 40, forse 50 anni di lavoro oscuro, di lavoro tranquillo, di lavoro silenzioso che ha portato a questi risultati. Quindi grazie a tutta la cittadinanza. Io sono pure concittadino di questo paese. Mi sento parte di questa comunità. Caro sindaco, caro mio sindaco, caro assessore, carissimo dottor Aldo, la ringrazio. E un ringraziamento particolare alla delegazione di Nos Amis Français. Bonsoir a tutti. Libertà dell'azione della cultura sono le risorse investite, lo dico alla presenza dell'assessore a bilancio della regione, insomma, che uno ne conta da questo punto di vista. Credo che la quantità di risorse finanziarie sul bilancio autonomo della regione e sui fondi strutturali europei, statali, così diciamo, investita in questi ultimi 4 anni sia incomparabile con le risorse investite nel settore da qualunque altra regione italiana, forse anche europea, e dalla stessa regione Puglia negli ultimi anni. Quindi da questo punto di vista vorrei ringraziare anche l'assessore per le politiche di bilancio che consentono anche di attribuire alla cultura quella dotazione finanziaria che è però indispensabile, perché altrimenti certe cose non si possono fare. Va bene, adesso passiamo dal profano al sacro, e prima di arrivare al momento quello più importante, appunto gli interventi dei due sindaci, del presidente, ci sono i rettori dei due santuari che sono presenti, poi l'assessore Colombo credo leggerà un messaggio del sindaco di Avigliana. Quindi inviterei padre André Fournier, che è il rettore del santuario di Mont Saint-Michel, per un suo saluto e un suo affettuoso intervento in questo clima così bello che si è determinato. Thank you.
J'ai beaucoup d'émotion de prendre la parole après une autorité université morale aussi importante que le professeur Otrente, et je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait. On nous a parlé de racines, et les racines, que ce soit ici, que ce soit en Normandie, nos racines, elles ont un nom, celui de Michel. Sono molto emozionato di parlare dopo il professor Otranto. Comunque abbiamo parlato finora di radici, e le nostre radici, sia Monte Sant'Angelo che Mont Saint-Michel, sono San Michele. Il y a eu beaucoup de discours, je ne vais pas vouloir prolonger longtemps les choses, car c'est demain, avec le père Ladislao et tous ceux qui participeront à la messe de 10h30, que nous réaliserons la finalité de nos racines en célébrant la Sainte Messe, où nous entendrons l'évangile de la pêche miraculeuse. Dunque, abbiamo sentito finora molti discorsi, molti tutti interessanti, e non mi voglio prolungare. Comunque la messa domani mattina col padre Ladislao sarà la finalità del nostro incontro nel nome di San Michele. Et je crois que le jumelage qui va être signé maintenant, c'est une façon de concrétiser que cette pêche miraculeuse, elle est en cours et elle continue encore, et elle va se développer grâce aux efforts de tous, que ce soit ici dans cette région ou que ce soit dans la nôtre, grâce aux chemins qui seront tracés pour que la communication entre nos deux sanctuaires, pour que l'amitié entre nos deux pays, notre peuple, se développe et devienne de plus en plus forte. Merci. Gemellaggio che serve a concretizzare la famosa pesca miracolosa, che in questo caso è in corso e che continuerà grazie ai cammini per lo sviluppo dell'amicizia fra i nostri due popoli e i nostri due santuari. Grazie Maria Andrea Ferrandè. Adesso chiederei conferma al professor Otranto, ma mi dicevano che non si è mai verificato un evento come la concelebrazione tra i rettori dei tre santuari come quello che si verificherà domani. Quindi abusiamo la parola storia, ma insomma questo festival e questo gemellaggio sta determinando momenti che rimarranno ovviamente segnati nella storia delle vicende delle nostre comunità. Quindi chiederei, per chiudere gli interventi, diciamo, che devo dire sono andati ben oltre il saluto istituzionale, a padre Ladislao, che è il padrone di casa in qualche modo, per chiudere questa fase e quindi aprire quella istituzionale di sottoscrizione. Sono molto lieto di rivolgere un cordiale saluto a tutti gli ospiti, soprattutto ai sindaci di Mont Saint-Michel, di Avranches, sindaco di Monte Sant'Angelo, ma oggi ho una grande gioia di vedere tanti volti. Io sono qui da più di 23 anni a Monte Sant'Angelo come rettore del santuario e rivedo i volti di amministratori precedenti, di tutte le istituzioni con quali ho avuto onore di lavorare, il professor Università di Bari, il professor Otranto, tanti altri professori, perché vedo qui una assemblea che ha in questi ultimi anni, decenni, contribuito tanto perché il nostro santuario ritorni agli splendori che ha avuto sempre, pur essendo un sito situato in una grotta,
però ha una spiritualità profonda. E il nostro lavoro si è svolto per conservare questa spiritualità, perché la cultura è frutto dello spirito, e questo spirito, San Michele, essendo spirito, scegliendo questo luogo, ci riporta a badare molto sulle radici. Le radici di questo sito non sono costruzioni umane, è la presenza di San Michele, è spirito, e tutto ciò che è stato realizzato attorno è frutto della fede di milioni e milioni di gente, di pellegrini che sono venuti qui. Loro studiosi ci hanno aiutato di leggere questo libro scritto sulle pietre che ha più di 15 secoli di storia. E su queste pietre è scritta la fede, scritto l'amore per Dio, l'amore per i valori che la fede cristiana ha portato in Europa. E oggi, se siamo qui uniti con amici di Mont Saint-Michel, proprio per rimettere, diciamo, al centro queste radici, perché senza lo spirito Europa può realizzare monumenti, ma se manca la fraternità, l'amore, questi monumenti molto presto possono essere inutili. Allora, fraternità, comunione, ecco, questo che Cristo ha portato all'Europa, rendendola una famiglia dei popoli, possa anche attraverso questa esperienza che oggi viviamo fiorire e rimettere in cammino nuovo impulso, perché sia queste radici cristiane siano valorizzate, sia, ecco, il popolo possa continuare nella piena libertà ad esprimere proprio la propria fede e generare nuove realizzazioni che sono frutto dello spirito. Ecco, questo nostro santuario, come abitanti di Monte Sant'Angelo sanno, che fino ad oggi è rimasto sempre, ecco, un luogo dove i pellegrini giungono per attingere un'atmosfera di fede, dove rinnovare la propria fede, dove vivere i momenti di profondo raccoglimento e apertura verso il soprannaturale. E questo, diciamo, noi comunità dei padri micheliti, delle suore, cerchiamo di conservare e riusciamo a farlo anche grazie a una attiva collaborazione dell'amministrazione di diversi enti, sia locali, sia provinciali, sia regionali, perché, diciamo, conservare un sito così importante non sarebbe possibile farlo solo da una comunità religiosa. Perciò, ecco, mi auguro che questa collaborazione possa continuare e avere un nuovo slancio proprio grazie a questo patto di amicizia, a questa giornata che stiamo vivendo, perché rapporti con Mont Saint-Michel possano, ecco, dare un nuovo input a tutto il nuovo cammino di storia. Questa prima parte della serata, peraltro, caro Pasquale, credo di aver assolto il mio compito di stare nei tempi. Mi permetterete, non è mio compito ovviamente trarre le conclusioni, però penso, ecco, che il messaggio che Padre Ladislao ha lanciato sia un messaggio importante, forse riassume il senso vero di quello che stiamo celebrando qui a Monte Sant'Angelo in questi giorni, e credo che per chi fa il mestiere del dirigente, del funzionario pubblico, del politico, dell'assessore, dell'amministratore locale, di fronte alle tante difficoltà, rispetto alle quali
quali permetterete anche di esprimere tutta la solidarietà, la vicinanza nostra e di ciascuno di noi al sindaco D'Arienzo, al sindaco Costanzucci, tutto quello che abbiamo vissuto, che hanno vissuto e che vivono costantemente. Però credo che uscire poi da un evento di questo genere, che abbiamo avuto la dimostrazione non essere semplicemente un evento di spettacolo, non essere semplicemente un evento istituzionale, ma con quel, diciamo, contenuto, quel senso, quella ispirazione in qualche modo. E mi permettete di recitare infine un altro dei punti del piano strategico culturale della Regione Puglia, che, perdonerete lo slogan, dice che prima dei contenitori bisogna occuparsi dei contenuti. Ecco, penso che su questo possiamo chiudere questa prima parte. E très ravi et très grosse, grande émotion d'être avec vous ce soir ici. Je remercie toutes les personnalités ici présentes, tous ces discours qui m'ont énormément touché. Si notre président était voir votre président, il n'a pas ramené un jogon, moi non plus. Anche molto commosso di questa accoglienza. Ringrazio ovviamente le personalità che si sono espresse finora per i loro discorsi toccanti. Comunque, anche se il presidente italiano si è recato in Francia, non si è portato via la Gioconda. Je suis surtout venu ici pour amener une grande amitié de la France. Et vous, italien, envoie-nous ce pays, surtout le mont les deux Saint-Michel, et ça c'est énorme. Je sais qu'on vous a pris une pierre, je vous la rendrai quand viendrez me voir mont Saint-Michel. Sono molto felice comunque di incontrare ovviamente anche il sindaco di Monte Sant'Angelo. Comunque, ritornando sempre alla Gioconda, noi è vero, abbiamo preso una pietra, però anche quella ce la teniamo. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Pier Paolo et puis l'ensemble des personnalités de Pouille qui nous ont invités pour inaugurer ce festival. C'est un moment auquel nous participons avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et qui marque aussi une première étape qui conclut finalement cette démarche que tu as initiée il y a presque un an en nous écrivant et en nous demandant d'engager cette relation institutionnelle entre nos deux Mont-Saint-Michel. Ringrazio il sindaco di Monte Sant'Angelo per averci invitati all'inaugurazione di questo festival. È oggi una prima tappa che è cominciata l'anno scorso, quando il sindaco di Monte Sant'Angelo ha scritto una lettera al sindaco di Mont Saint-Michel per mettere su questo gemellaggio. E en écoutant les propos de tous les intervenants, il y a trois mots qui sont venus à mon esprit. Tout d'abord, c'est le mot héritage. Ce mot héritage, c'est finalement ce patrimoine, cette histoire commune qui nous lie depuis plusieurs siècles, et que grâce au professeur Otranto, que j'ai connu quand j'étais étudiant, puisque j'étais venu en 2003 ici pour un colloque avec Vincent Juel ici présent, et d'autres personnes, bien évidemment,
Et effectivement, monsieur Nigri, je vous cherchais dans la salle, je suis très content de vous retrouver. Cette histoire, ce patrimoine, c'est ce qui nous a finalement rassemblés ici. Mais il ne fonctionne pas tout seul, ce mot patrimoine, ce mot héritage, il fonctionne avec le deuxième mot qui est venu à mon esprit, c'est le mot construction. Je vais peut-être laisser la traductrice. Donc, ascoltando le persone che sono intervenute finora, mi sono soffermato su tre parole, mi sono venute in mente tre parole. La prima è l'eredità, vale a dire l'eredità della storia, questo patrimonio e questa storia che abbiamo in comune e che abbiamo continuato a studiare, soprattutto grazie al professor Otranto, che il sindaco di Mont-Saint-Michel ha conosciuto personalmente. Però questo patrimonio ovviamente deve continuare a vivere. E donc la deuxième parole, le deuxième mot, c'est le mot construction. Alors cette construction, elle peut être envisagée de plusieurs façons. Ce sont nos projets, ceux que nous allons initier à partir de ce soir. Et dans cette dimension de construction commune, je pense notamment à cette identité que nous devons faire revivre, cette identité commune entre la Normandie et les Pouilles. Une identité qui se nourrit de ces pèlerinages, pèlerinages dont la spiritualité est une composante très forte, avec cette dimension très contemporaine qu'éprouve beaucoup de nos contemporains, qui est celle du cheminement, le besoin de retrouver ses racines, le besoin de retrouver sa culture, le besoin de nourrir une identité liée à des territoires. Je pense que ce qui caractérise aussi la ville de Monte-Sant'Angelo et le Mont-Saint-Michel, c'est leur ancrage dans un territoire bien spécifique qui est aujourd'hui, ici, comme en Normandie, labellisé au titre de l'UNESCO. La seconda parola che mi viene in mente è la parola costruzione. Costruzione significa identità. Ed è quello che unisce la Normandia e la Puglia, che sono unite anche dai pellegrinaggi con una dimensione attuale, e questa dimensione attuale è il cammino che rappresenta appunto l'identità dei territori, e in questo caso dei nostri due territori, che sono tutti e due anche patrimonio dell'umanità. Et enfin, pour conclure, le troisième mot qui me venu à l'esprit, c'est celui de l'amitié. Car on voit bien les différentes personnes qui ont participé à cette aventure et qui vont continuer à la nourrir, que ce soit les deux recteurs des deux sanctuaires, les communautés monastiques qui sont présentes ce soir, que ce soit les historiens, les élus, les agents des collectivités qui travaillent dans le domaine du tourisme, de la culture. Et toutes ces personnes ont noué des liens d'amitié qui ne font finalement que perpétuer cette histoire très ancienne qui déjà unissait les pèlerins aux différents sanctuaires qu'ils fréquentaient. Donc mon vœu le plus cher ce soir, c'est que, au-delà de tous nos projets, nous puissions à l'avenir continuer à alimenter ces relations amicales. Et je pense que l'autre dimension qui a été évoquée dans ce patrimoine qui nous unit, c'est celle de la gastronomie. Je pense que pour continuer à bien alimenter nos relations amicales, une bonne table, ici ou en Normandie, de bons breuvages, de bons vins, du cidre, du calvados, la grappa, tout cela participe aussi de nos cultures communes françaises et italiennes. Et je pense que nous aurons un bon carburant, si je puis dire, pour alimenter nos relations. Merci à tous de votre attention. Allora, la terza parola che mi viene in mente è la parola amicizia. L'amicizia che si legge nella partecipazione a questa avventura, un'avventura che coinvolge sia la popolazione, sia i due priori, sia gli storici, gli studiosi e anche le personalità che sono oggi intervenute. Per continuare questa amicizia ci sono, diciamo, vari modi, e nell'avvenire ci dobbiamo lavorare tutto,
tutti, un modo per arrivarci e mantenere questa amicizia è anche la gastronomia, mangiare bene, bere buon vino, il vino della nostra zona in Puglia, il Calvados, la grappa e tutte le specialità delle nostre due regioni. Se vuoi tradurre, Manuel. Sì, metti in mezzo. Ok, tu? Bene, io sono particolarmente emozionato e lo dico non come frase di circostanza, ma perché lo sono realmente. Lo sono realmente perché questo momento oggi è una pagina storica per la nostra comunità e per le comunità di Mont-Saint-Michel e di Avranches, di tutte le terre della Biaia di Mont-Saint-Michel. Sono particolarmente emozionato perché sappiamo che questo è un percorso che oggi vede l'atto finale, ma che pazientemente è stato costruito negli anni dagli studiosi. Gli studiosi intendo quelli accademici, ma intendo anche gli studiosi locali, quegli studiosi a cui, diciamo, io sono particolarmente affezionato, perché ce n'è uno tra di loro che è mio padre, che voglio citare io questa sera, l'altra volta non ho detto. Tutti questi studiosi hanno lavorato seguendo un cammino tracciato ovviamente da personalità accademiche che hanno creduto nel nostro territorio e creduto nella nostra città, come il professor Otranto e tutto l'equipe del professor Otranto, fino ad arrivare ai giorni nostri a Paolo Ponzio e alla nostra concittadina naturalmente Immacolata Olisa, e tutti i soggetti che a vario titolo, amministratori, sindaci, assessori alla cultura, al turismo, e tutti coloro, anche le comunità religiose, che hanno, come dire, permesso che oggi queste due comunità si potessero incontrare e potessero suggellare questo legame che parte da secoli addietro e che oggi vede nel patto di gemellaggio questo, come dire, questo percorso giungere al punto di partenza. È un po' un, come dire, giungere al punto di partenza non è corretto forse dirlo in italiano, ma rende l'idea di quello che stiamo facendo, e cioè stiamo gettando le basi per una collaborazione proficua che viaggi su più filoni, perché sin dall'inizio abbiamo inteso portare avanti questo percorso tenendo dentro questo progetto complessivo tutte le anime che compongono il progetto stesso. Innanzitutto e partendo da quelle religiose, perché stiamo parlando di siti religiosi, siti che ospitano il culto micaelico, i più importanti siti europei del culto micaelico. Abbiamo tenuto dentro, ovviamente non potevamo fare diversamente, gli aspetti accademici, le università, quei soggetti che dicevo prima per anni hanno studiato, lavorato e diciamo anche portato informazioni e soprattutto dando certezza a quella che era la tradizione, che prima era soltanto conosciuta come tradizione. E poi alla fine l'aspetto istituzionale, che sostanzialmente non ha fatto altro che accompagnare questo processo e che ha visto nelle volontà delle due comunità, dei due rappresentanti anche francesi, Yann e David, subito approvare e condividere questa nostra
visione. E credo che siamo, ecco, in un momento, visto in questo modo, credo siamo in un momento straordinario, siamo in un momento storico davvero importante, e io sento oggi di dover fare dei ringraziamenti doverosi, oltre a tutte le personalità, il professor Otranto che ho già citato, e tutta l'università, gli storici locali, tutti gli amministratori dei vari enti che negli anni hanno in qualche modo gettato le basi per arrivare a quello che abbiamo fatto oggi. Non è un caso, ho voluto fare io l'invito personale a voce e anche diciamo quello formale a tutti i sindaci viventi, naturalmente, che si sono susseguiti, chi manca oggi si scusa per non essere qui, ma anche agli amministratori, agli assessori che poi hanno collaborato con le università, e con gli storici nei vari periodi. E non per ultimo voglio fare dei ringraziamenti alla Regione Puglia, perché ha creduto subito in questo nostro progetto, così come la Regione Puglia, anche l'Ente Parco, che abbiamo voluto avere vicino a noi in questo percorso, non perché fosse il custode dell'altro sito UNESCO nostro, non è questo il motivo, perché noi crediamo fermamente che un'area, che Monte Sant'Angelo faccia parte di un habitat molto più vasto, che è quello del Gargano, e quindi, come avveniva in passato, perché Monte Sant'Angelo in passato era uno dei grossi centri del Gargano e trainava in qualche modo tutto il territorio garganico, anche questa volta, da un punto di vista culturale, storico, ma anche da un punto di vista religioso, Monte Sant'Angelo ha il dovere, il compito di trainare l'intero territorio garganico, l'intera provincia e l'intera regione. Facendo un ultimo ringraziamento, l'ho lasciato alla fine non perché dietro un lavoro ci sono delle persone che ci hanno messo la passione e l'anima, e mi sento oggi di farlo perché sono quelli che poi hanno tenuto insieme le nostre personalità istituzionali, ma anche tutto il progetto. E vorrei che queste persone venissero insieme con noi qui oggi, adesso, a prendersi un meritato diciamo applauso di ringraziamento di tutta la comunità di Monte Sant'Angelo. Queste persone sono Hervé, Emanuele, e il nostro corrispondente Pasquale Marta. Devo lasciare la telecamera adesso. Queste sono le persone che hanno consentito a noi di poter essere oggi qui presenti e di poter stipulare questo patto di gemellaggio. Ufficio del turismo di Mont Saint-Michel, una specie di omologo di Aldo per la parte turistica di Avranches, quindi della Baia, che è Hervé, e Pasquale ovviamente che in qualità di staff sostituisce un po' tutte quelle defianze che abbiamo all'interno del comune, quindi, che anche lui ha lavorato, quindi grazie a loro siamo arrivati anche oggi qui, grazie a loro. Bene, io adesso abbiamo il momento della sottoscrizione formale delle pergamene che poi da Monte Sant'Angelo partiranno per raggiungere i luoghi del gemellaggio, però prima di questo è Jan, siccome la pietra non ce la vuoi restituire, allora noi te ne diamo un'altra insieme con il drappo rosso. Per, ovviamente dico una cosa che per molti è già nota, è il simbolo questo. Nel 708 il vescovo di Avranches, Oberto, inviò degli emissari qui sul Monte Gargano
a prelevare una pietra, dopo ovviamente, come diceva prima Aldo, dopo che aveva avuto la visione per ben tre volte di San Michele, fino alla fine poi, secondo la tradizione, ci è voluto un buco in testa per convincerlo a finalmente a fare quello che diceva San Michele, ovviamente questo dice la tradizione, e è venuto a prelevare una pietra dalle cave del santuario su cui si narra sia stata poi edificato il primo nucleo del santuario di Mont Saint Michel da lì sul Monte Tumor. Quindi noi restituiamo nuovamente, ripercorriamo nuovamente questo legame, andando a come dire, a donare a loro il drappo rosso. Poi vi racconto un aneddoto. Il drappo rosso è una pietra prelevata dal nostro santuario che ritornerà di nuovo a Mont Saint Michel dopo parecchi secoli. A questo punto non ci costruite di nuovo una statuale, va bene quello che c'è già, e quindi grazie a questo, diciamo, ricordarvi di questo importante momento. E vi dico l'aneddoto: nella prima seduta tecnica che facemmo a Monte Sant'Angelo per preparare il gemellaggio, era credo il 28 di settembre, appena abbiamo iniziato, diciamo, il percorso di gemellaggio, quindi questo percorso di narrazione delle nostre storie, siamo subito incappati in un errore, non in un errore, in un, come dire, in un incidente diplomatico, ma poi diventato accademico, nel senso che da una parte c'era David che sosteneva che gli emissari fossero quattro e Giorgio Otranto invece che sosteneva che gli emissari fossero due, giusto? Due. Alla fine abbiamo deciso noi nel 2018 abbiamo deciso, leggendo il cartolario, giusto? Il cartolario, abbiamo deciso che si trattasse di alcuni emissari che fossero venuti qui su Monte Gargano. Quindi, professore, abbiamo salvato il gemellaggio e anche, come dire, l'orgoglio accademico. Dono questo a Jan. Rettore Fourier e padre Ladislao, perché vogliamo che il dono tra i due santuari fosse dato da padre Ladislao al rettore Fourier. Je reprends la parole quelques instants. Et j'ai donc à côté de moi deux sœurs qui vivent au Mont-Saint-Michel et qui font vivre spirituellement et religieusement le monastère. Et par bonheur, l'une d'elles, parfaitement italien, elle va faire la traduction. È felice che noi siamo qui perché noi facciamo parte di una comunità che vive a Mont-Saint-Michel e che facciamo vivere anche spiritualmente questo luogo, ed è felice, doppiamente felice, perché parlo anche italiano, dunque potrò fare la traduzione. È vero? E donc pour ne pas venir les mains vides, come on dit en français, nous avons apporté pour toi, Pier Paolo, pour la commune de Monte Sant'Angelo, un ouvrage qui vient juste de paraître. Je pense que le professeur Otranto sera très intéressé, puisque l'ouvrage a été écrit par Pierre Brouet. Et ce livre reprend tous les textes latins, toutes les sources latines qui sont liées à l'histoire du Mont-Saint-Michel. C'est donc une merveilleuse façon de comprendre et de connaître cette histoire qui lie nos deux mondes. È molto felice Davide di offrirvi questa opera che è appena stata stampata e che presenta le fonti in latino del santuario. E dunque è stato co-scritto con Pierre Bouet, che conosce lei visibilmente.
dove sarà. Anche lui, lei è doppiamente felice. Ma non può scrivere un scritto da due? Sì, forse, non lo so. Dopo molti, molti discorsi che abbiamo fatto insieme. Et ce livre est entièrement illustré par des enluminures qui sont conservées dans les manuscrits du Mont-Saint-Michel, aujourd'hui gardés à Avranches dans la bibliothèque que tu connais bien. Toutes les illustrations viennent dans les miniatures qui sont conservées à Avranches. Pier Paolo, je te donne cet exemplaire. Voilà. Et le deuxième exemplaire, je voudrais l'offrir au père Ladislao pour le sanctuaire, parce qu'il me semble aussi important que ces textes puissent être présents dans le sanctuaire, du fait même des liens que nous avons évoqués ce soir. Voilà, donc c'est pour vous. Offre pure al rettore del santuario, perché è importante anche che questi testi siano presenti pure nel santuario, per la ragione dei legami che uniscono questi due santuari. Grazie. Di riportarci in casa la Gioconda. Questo per il, c'è lo scopo finale, però ce la faremo, la possibilità. Bene, io direi adesso di sottoscrivere ovviamente le pergamene, lo facciamo dall'altra parte del tavolo, e quindi invito Jan ed Emanuele, giusto per la traduzione. Gemellaggio, l'anno 2019, il giorno 4 del mese di maggio, in occasione di Michael, Festival del Patrimonio Culturale, Spirituale, Naturale, Enogastronomico, seconda edizione, organizzato dal Comune di Monte Sant'Angelo in collaborazione con altri enti, dal 4 all'11 maggio 2019. Il Comune di Monte Sant'Angelo, il Comune di Mont-Saint-Michel, la comunità dell'agglomerazione di Mont-Saint-Michel, Normandia. Considerato che il culto per l'Arcangelo Michele, radicato nella tradizione ebraica e cristiana, dall'Oriente si è diffuso in Occidente, insediandosi nel V secolo in Puglia, dove ha generato una vera e propria tipologia degli insediamenti micaelici e, successivamente, in altre aree dell'Italia e dell'Europa centro-settentrionale. Il culto per l'Arcangelo ha generato nel santuario del Gargano un notevole patrimonio di fede, cultura e religiosità popolare, che ha raggiunto numerosi santuari italici e il santuario di Mont-Saint-Michel in Normandia, VIII secolo, da considerarsi filiazione diretta di quello garganico. I legami tra i santuari del Gargano, quello normanno e quello successivo della Sacra in Val di Susa, X secolo, sono testimoniati da varie fonti e da un intenso flusso di pellegrini. I tre santuari micaelici nelle operette di fondazione di Mont-Saint-Michel, Revelatio Ecclesia Sancti Michaelis, il Monte in Tumba, e della Sacra Cronica Monasteri Sancti Michaelis Clusini, sono messi in continuità ideale e storica e sono stati sede di ospizia per pellegrini provenienti da tutto il mondo, contribuendo a divulgare forme di solidarietà e di accoglienza. Il culto per l'Arcangelo durante il Medioevo e fino ai giorni nostri, sull'esperienza del santuario garganico, di quello normanno e di quello della Val di Susa, si è poi diffuso in numerosi paesi europei, caratterizzando la memoria collettiva e creando legami culturali e religiosi
tra Mediterraneo bizantino ed Europa centro-settentrionale. La valorizzazione delle tradizioni storiche, religiose, culturali è veicolo di notevole rilevanza per la costruzione di un'identità europea comune. I santuari del Gargano e di Mont Saint-Michel sono stati al centro di ricerche comuni, seminari, convegni nazionali e internazionali che hanno contribuito a ricostruirne i rapporti e la storia. I due comuni di Monte Sant'Angelo e di Mont Saint-Michel si contraddistinguono per il riconoscimento universale di una doppia iscrizione al patrimonio mondiale dell'UNESCO, che sottolinea l'esemplarità del loro impegno nella protezione e nella valorizzazione di un patrimonio e di un passato storico eccezionali. Il legame tra i due santuari può costituire le basi per iniziative comuni, sempre più numerose e diversificate, per creare occasioni di incontro e di confronto tra i due luoghi di culto che annualmente ospitano visitatori, pellegrini, giovani e studenti provenienti da tutte le parti del mondo e da contesti culturali e linguistici diversi, che possono dare un significato sempre più condiviso al concetto di cittadinanza europea, basato sui valori di pace e di condivisione tra i popoli. Iniziative in campo culturale sono sempre state alla base della costruzione di rapporti tra città lontane che, grazie alle ricadute sui cittadini e sui territori, possono porre le premesse per un maggior sviluppo economico e per la promozione dei principi di solidarietà e di amicizia. Il gemellaggio costituisce un utile strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra diversi contesti territoriali, anche lontani, di azione interculturale tra regioni diverse e crea solidi legami di amicizia fra nazioni e città. Il consolidato rapporto di amicizia e collaborazione ha dato vita a numerose pubblicazioni. Convengono di realizzare iniziative comuni finalizzate alla valorizzazione di tutti gli aspetti legati all'inestimabile patrimonio culturale rappresentato dal culto micaelico e dai suoi santuari, di sviluppare lo scambio di esperienze culturali e religiose al fine di costruire una comunità che valorizzi le identità civiche fondate sulle comuni tradizioni, di favorire le relazioni tra i due santuari, soprattutto sotto l'aspetto spirituale, religioso ed organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini, di promuovere la diffusione delle rispettive iniziative in campo culturale, religioso e turistico nei notiziari locali, sui rispettivi siti e bollettini istituzionali, di favorire l'ammissione a seminari, corsi, convegni organizzati da ognuno dei comuni a condizioni di particolare favore per i rappresentanti degli organi istituzionali e del personale dipendente, di favorire tutte le altre azioni o iniziative che i competenti organi di ognuno dei comuni riterranno opportuno adottare per dare attuazione al presente gemellaggio, di aggregare nel nome dell'Arcangelo paesi e città dove si è diffuso il culto micaelico, di estendere il gemellaggio ad altri luoghi micaelici che presentino tradizioni culturali e religiosi comuni per creare una rete di santuari dedicati all'Arcangelo e valorizzare il comune patrimonio religioso, storico, culturale e devozionale che li ha caratterizzati, di cooperare allo sviluppo dei pellegrinaggi e dei cammini a vocazione spirituale o turistica sugli chemins de Mont Saint-Michel che collegano i due santuari,
allo scopo di offrire al maggior numero possibile di persone un'occasione di crescita e benessere attraverso un cammino personale. Monte Sant'Angelo, 4 maggio 2019. Perché nel mondo c'è deve consegnare alla Regione Puglia una copia della pergola. Allora, io fu ok, fate la foto. Fermi. Fermi un secondo. Oh, un secondo ancora, padre, un secondo. Partis, 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 partis
Yeah.